Buon pomeriggio ragazze, oggi sono in questa stanza nuova, ne ho 20 da mostrarvi, no, non è vero, scherzo. Qui potete vedere che non ho ancora il tavolo, questo è un tavolo tipo recuperato in garage ed è anche molto stabile. Aspetta, faccio vedere che... ecco, arriverà. Allora penso sabato di andare a prenotare il tavolo nuovo con le sedie, l'abbiamo già visto, siamo abbastanza convinti di quello che abbiamo visto, quindi ecco, si tratta un po' di andarlo a rivedere e prenotare per dare un tocco chic. Ho messo i fiori però, perché ho anche il phon, ho lavato i capelli, sono ancora un po' umidici. Styling Shampora, se vi può interessare, bello, shampoo, balsamo e leave-in, vi metto il link sotto, non male, devo ancora un po' asciugarli qua sopra, infatti sono un po' piattini, ho messo sulla pinza per sollevare un po' le radici come al solito, però il riccio è bello definito, non c'è crespo, mi piace, mi piacciono questi prodotti promossi. La mia D è di Joy Force, l'ho fatta vedere su Instagram l'altro giorno, vi metto anche questo link, spero di ricordarmeli, e iniziamo con le chiacchiere. Allora, video chiacchiere, proprio chiacchiere chiacchiere. Sono molto meno presente su YouTube perché sono molto molto più presa nelle giornate, proprio da un punto di vista lavorativo. Dopodiché, se considerate che finisco alle 2, 2 e mezza, sono libera solo fino alle 4 perché poi vado a prendere il bimbo, in quell'ora e mezza cerco ogni tanto di far ginnastica, ogni tanto di fare delle commissioni, ogni tanto occuparmi delle cose di casa. Il weekend è un po' l'unico motivo in cui siamo tutti insieme in famiglia, quindi ecco, un po' ci sono da gestire le cose di casa, un po' abbiamo voglia di starcene a fare i nostri giri di arredamento, di attività, eccetera eccetera, quindi mi rendo conto che sono molto meno presente, però tutto ok. Chiacchierata thriller, un po' per dei libri che ho letto, un po' per delle cose che ho visto in TV che volevo segnalarvi, un po' per Temptation Island, che quest'anno più che un thriller è un horror. Scene terribili, non so che cosa ne pensiate voi, ho assistito a delle sottonerie femminili mai viste, con dei quasi soprusi psicologici, mi verrebbe da dire, da parte dei maschi di quest'anno. Non saprei se dire alle mamme dei teenager assolutamente di non far vedere Temptation Island, o se far vedere Temptation Island mostrando quello che non devono diventare da grandi, sia i maschi che le femmine. Cioè, delle robe veramente brutte. Sono... ah, ormai so che questi quando arrivano al falò, poi 90 volte su 100 crollano e escono insieme, perché l'amore funziona anche così, purtroppo. Ma veramente un esempio pessimo per le generazioni, perché io posso ridere sulle battute di, come si chiama, la fidanzata di Nello, non mi viene, la ragazza romana che mi fa ridere, ok, però per il resto delle dinamiche di coppia tipo speranza, ma speranza di non vivere mai la vita così, cioè, ma come si fa ragazzi a buttare 16 anni della propria vita in questo modo? 16 anni, aspetta, se si lasciano, io mi sento male. Comunque, volevo segnalarvi delle cose fighe che ho visto, sto vedendo in TV. Allora, su Netflix ho finito di vedere la trilogia del Bastan, ve ne avevo già parlato, adesso vi dico i titoli: trilogia Bastan, eccola qua. Allora, Dolores Redondo, Il guardiano invisibile, se non sbaglio il primo, Inciso nelle ossa e Offerta alla tormenta. Ora guardatevi bene quale viene prima, quale viene dopo. Secondo me Il guardiano invisibile è il primo, Inciso nelle ossa il secondo, Offerto alla tormenta il terzo, se non sbaglio. Comunque controllate i libri, Dolores Redondo, i film li trovate su Netflix. Il primo mi è piaciuto più di tutti, poi però per curiosità ho visto anche gli altri due. Lo stile è un po' sempre lo stesso, la storia è di per sé in tutti e tre i film abbastanza truculenta e inquietante. Se avete bimbi piccoli potreste patire un po' la visione, io un po' sì, però se vi piace il thrillerazzo ci sta. Quindi su Netflix vi butto lì la trilogia del Bastan, che sono questi tre titoli qui. In TV ho visto, non mi ricordo se le ho viste, se sono finite, Petra con la Cortellesi su Sky, una serie ambientata a Genova, che già solo perché è ambientata a Genova mi piace, perché sapete che io ho Genova nel cuore. Lei mi piace molto, il suo personaggio è un bel personaggio, mi piace molto il vice ispettore che lavora con lei. Facilmente seguibili, sono più gialli questi che non thriller, lei è
investigatrice, investiga su una serie di omicidi, in ogni puntata c'è un tema diverso, però mi sono piaciuti molto, ero molto contenta il lunedì di riuscire a guardarmelo perché se non sbaglio lo davano la domenica sera, ma la sera non riesco mai a guardare niente, quindi me li guardavo lunedì. Comunque su Sky, Petra. Su Sky ho anche visto, e questa è una cosa che mi ha colpito tantissimo, non so se c'è ancora, l'ho vista su Crime qualcosa, un documentario che si chiama Il Forteto in due puntate, non per stomaci deboli. La storia è terribile. È la storia di questa, mi verrebbe da dire, setta slash cooperativa in realtà, che nasce in Toscana, se non sbaglio, negli anni 70, è andata avanti per 30 anni, quindi fatevi il conto. Queste persone appunto scappano da questa realtà che non li comprende, un po' per un motivo, un po' per un altro. Tutti arrivano ovviamente da situazioni non proprio lineari a livello personale e familiare. Vanno a vivere tutti insieme in questa comune, in questa cooperativa, nella quale in realtà ci sono una serie di soprusi psicologici, fisici, sessuali terribili. Il fatto che questa storia sia una storia italiana vera mi ha colpito tantissimo. Questo Forteto era una cooperativa vista benissimo anche dalle istituzioni, quindi andavano giudici, personaggi politici a visitare questo paradiso di cooperativa. Un sacco di bambini venivano dati in affidamento a questa cooperativa. Le storie che raccontano sono allucinanti. Io vi dico solo che c'era qui Rossella un giorno, era qui con me il pomeriggio, io lo stavo guardando, mi ha chiesto di cambiare canale perché le veniva male a sentire quello che stavano raccontando. Assolutamente, non adatto ai minori, ma nemmeno sopra i 14 anni, secondo me. È proprio una storia di merda, terribile. Un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo, questa volta anche sempre su, stavolta su suggerimento di Rossella, ho visto il servizio che hanno fatto le Iene l'altra sera su Mario Biondo. Questo è proprio un delitto, un cold case, mi verrebbe da dire, un delitto irrisolto. Questo bellissimo ragazzo italiano si sposa con una giornalista presentatrice, questa bella donna spagnola, e viene trovato impiccato in casa in maniera assolutamente insensata perché da subito si vede che in realtà non può essere un suicidio, ma è probabilmente un omicidio, ma la polizia spagnola, il medico legale, cioè non viene fatto assolutamente niente di quello che deve essere fatto in un caso del genere, viene chiuso il caso per suicidio, la famiglia del ragazzo insiste affinché si continui a investigare, cioè è ancora aperta questa cosa, sono ancora in giudizio. Ma se voi vedete come è stata gestita questa cosa in Spagna e i personaggi coinvolti, vi dite, io non ci posso credere, cioè sembra Criminal Minds. Boh, io quando vedo certe cose rimango sempre un po' così. Ultima cosa che mi va di segnalarvi, se non sbaglio, poi vi ho detto tutto, sì, ho letto il primo libro, forse questo ve l'ho già fatto vedere, però visto che siamo in tema thriller ve lo ridico perché non tutte vedono tutti i miei video, giustamente, per carità, ci mancherebbe altro, ho finito. Sworn to Silence di Linda Castillo, Costretta al silenzio in italiano. Questa Linda Castillo me l'ha suggerita una ragazza su YouTube. E ho letto il primo, mi è piaciuto tantissimo, sicuramente leggerò altri libri. In questo momento però sto leggendo Grotesque, che è il libro di una scrittrice giapponese che mi ha suggerito Valentina, che è un'altra delle ragazze che mi seguono e con la quale chiacchiero spesso. E poi sto leggendo un libro sull'alimentazione di cui vi parlerò se a fine libro sarò soddisfatta di quello che ho letto. Questa Linda Castillo scrive di come si chiama? Kate, se non sbaglio, sì. Kate Burkholder, che è una investigatrice, anche lei è una chief police, bla bla bla, ex Amish, che lascia la sua comunità Amish a 18-19 anni per poi ritornare come detective, capo della polizia, adesso non mi ricordo, e investigare su una serie di omicidi collegati a una serie di crimini che erano avvenuti quando lei viveva ancora nella comunità. Quindi diciamo che sembra che ritorni lo stesso assassino. Mi è piaciuto, mi ha tenuto molto fine molto Madonna che succede, Madonna che succede, Madonna che succede. E quindi leggerò anche i libri successivi. E ce ne sono altri che ho in mente di leggere, però
Non voglio fare assolutamente scene da mammina stressata, ma io la sera ho veramente sonno, quindi nel momento in cui metto a letto, che è il momento in cui io in realtà leggo, crollo in tipo 50 secondi, cioè riesco a leggere tipo 10 pagine, quindi se vado avanti di sto ritmo leggerò un libro all'anno, se va bene, però vabbè, quando riesco io ve ne chiacchiero. Va bene, vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video, spero che queste chiacchiere vi abbiano tenuto un po' di compagnia. Buon pomeriggio, serata, settimana a tutte, ciao!